Bentornati a tutti gli amici di Antivirus, la prima web TV dedicata alla disinfestazione delle menti dai tanti, troppi, diciamo, virus della modernità. Uno degli antidoti rispetto a questi virus sono senz'altro i libri. Recita un vecchio adagio: una casa senza libri è come una fortezza senza armi. Ed oggi parliamo di queste armi tra virgolette, con Marco Scadarsi di Passaggio al Bosco Edizioni. Benvenuto, Marco. Grazie, grazie dell'opportunità, dello spazio e complimenti per questa rubrica che ci sta tenendo compagnia e ci sta tenendo la mente in allenamento in questo momento di quarantena forzata. Grazie, grazie Marco, ma ribalto i ringraziamenti a chi come te e ai tanti editori del Panorama Non Conforme abbiamo intervistato e continueremo a intervistare in questi giorni proprio per raccontare come una realtà militante, nonostante i divieti imposti dal coronavirus, è attiva, anzi molto attiva, come poi ci racconterà in questa intervista, e sta preparando le armi per il giorno 1 post-epidemia. E infatti proprio da questo vorrei partire, raccontando meglio ai nostri ascoltatori di Passaggio al Bosco Edizioni, una giovane ma altrettanto agguerrita realtà editoriale di questo panorama non conforme che descrivevo. Senti, per tutti gli amici all'ascolto, credo pochi ormai che non conoscano ancora Passaggio al Bosco, ci racconti un po' come, quando nasce, come operate? Ci dici qualcosa? Sì, certo. Passaggio al Bosco nasce 2 anni e mezzo fa, a settembre compirà di fatto 3 anni, e nasce con la volontà di veicolare, diffondere il pensiero non conforme in ambito editoriale e librario, appunto. In questi 2 anni e mezzo abbiamo messo in campo 31 titoli per l'esattezza al momento, altrettanti sono in preparazione e contiamo di farli uscire nel corso dei prossimi mesi. Questo periodo, diciamo, di stasi e di quarantena forzata non ha comunque fermato assolutamente, anzi, in qualche modo ha anche incrementato le attività editoriali, diciamo, di back office, e quindi stiamo lavorando a molti testi che cerchiamo di rendere pubblici nel corso delle prossime settimane. L'obiettivo è quello appunto di diffondere una visione alternativa rispetto al pensiero unico e di farlo trattando i principali temi che in qualche modo si connettono da una parte alla formazione del militante, diciamo, e dell'uomo di milizia, dall'altra ovviamente ai temi dell'attualità. Quindi abbiamo cercato di organizzare la nostra attività in collane che in qualche modo possano essere garanti di questo percorso, che però vuole rimanere organico e totalizzante, quindi non parcellizzarsi, ma riuscire ad avere un respiro di più ampia portata in grado di fornire una Weltanschauung, una visione del mondo che in qualche modo possa contrastare, insomma, dal basso con le nostre armi e con i nostri mezzi, quello che è il dominio del pensiero unico. Bene, senti, io partirei, anzi ripartirei da un concetto che è ben espresso dal nome che avete dato a questa iniziativa editoriale, perché il passaggio al bosco rimanda ovviamente a una delle immagini, una delle metafore evocate appunto da Ernst Jünger. Ma questo passaggio al bosco, oltre che difficile sempre su un piano di realizzazione interiore, oggi, passami la metafora anche un po' figurata, anche un po' plastica e materialmente vietata, insomma, tutti questi divieti in corso. Però a parte questa metafora, sappiamo bene ovviamente che questo passaggio al bosco va al di là, ecco, di una libertà personale di movimento che oggi è un po' impedita. E quindi ti chiedo come si può stimolare anche reclusi, tra virgolette, come siamo tutti noi oggi a casa, questo passaggio al bosco. Beh, il passaggio al bosco naturalmente è ripreso chiaramente dal Trattato del Ribelle di Junger e prefigura già di per sé un passaggio che non è soltanto e necessariamente fisico, ma è anzitutto spirituale. Il passaggio al bosco non è una fuga dalla realtà, non è un venir meno alle proprie responsabilità, ma anzi è una organizzazione della lotta che verrà dopo. Il ribelle passa al bosco per riorganizzare le proprie forze, prendere in considerazione le possibilità e poi tornare all'assalto per portare nella metropoli lo spirito del bosco. Questo momento ci aiuta in qualche modo da questo punto di vista, offre delle possibilità. Il raccoglimento, la meditazione, la possibilità di dedicarsi o ridedicarsi alla lettura, la capacità di riappropriarsi del proprio tempo
e quindi di fare ordine dentro se stessi. Il passaggio al bosco in effetti è anche questo, la ricerca di un'alternativa appunto fisica, mentale e spirituale rispetto al caos che oggi domina l'esistente. È una sfida sicuramente difficile, però è una sfida che noi riteniamo essere centrale per poter ripartire rispetto ad un mondo che non consideriamo nostro e che necessariamente siamo chiamati a combattere, in questo caso con le armi della cultura e quindi con le armi della diffusione di un pensiero alternativo rispetto allo status quo. E questo è un momento che in qualche modo, appunto, torno a ripetere, ci aiuta da questo punto di vista. Senti, a proposito di armi, sempre tra virgolette per rassicurare, diciamo, chi ci ascolta, sì, ovviamente, e scherzi a parte, visto il clima un po' poliziesco che viviamo, ecco, è bene precisare e mettere i puntini su lei. Parlavamo appunto quindi di strumenti, forse, così sono tutti più tranquilli coloro i quali sono all'ascolto, per resistere a questi arresti domiciliari di massa. Una delle attività che in qualche modo sicuramente starai portando avanti, starete portando avanti, è quella appunto di preparazione di nuovi titoli. Ti chiedo se ti va di anticiparci qualcosa rispetto a quelle che saranno le uscite di Passaggio al Bosco Edizioni, che speriamo di vedere presto sugli scaffali delle librerie non conformi. Allora, noi stiamo concludendo e abbiamo già mandato in stampa alcuni testi. Il prossimo in ordine di uscita sarà il libro di Jack Donovan, La via degli uomini, che va a completare il percorso editoriale iniziato con l'ultima nostra pubblicazione, Oltre il maschio debole, di Roberto Giacomelli, e quindi vi è la volontà di prefigurare o riconfigurare un'idea di uomo diversa dal cosiddetto maschio debole, appunto dall'uomo effeminato, debilizzato, che oggi nelle società occidentali imperversa ed è all'ordine del giorno. Questa sarà la prossima pubblicazione. Nel mese di aprile ce ne saranno altre due almeno. La prima è una ristampa alla quale sono particolarmente affezionato, ed è il libro di Nicola Cospito sui Van der Vogel, e quindi andiamo a riscoprire un movimento della gioventù tedesca fondamentale tra le due guerre e che in qualche modo ha contribuito a fornire immaginari, idee e scenari che poi hanno condizionato il Novecento tedesco. E poi una raccolta di discorsi di Benito Mussolini pronunciati nei giorni della Repubblica Sociale Italiana, con una ricerca che in qualche modo ha visto mettere insieme tutti gli interventi pubblici del Duce in quel momento, con una introduzione di Luca Rimbotti che arricchisce il testo e che lo rende comprensibile, fruibile e assolutamente attuale rispetto ai tempi. Queste sono le prossime tre uscite che da qui a quattro settimane metteremo in campo, e poi nel mese di maggio ne seguiranno altre. Tra ristampe di vecchi libri e novità cerchiamo in qualche modo di rendere sempre viva l'attività editoriale con nuove uscite e con nuovi libri. Benissimo, assolutamente, quindi ne vedremo delle belle. Ma nell'attesa ti chiedo di lasciarci e congedare i nostri ascoltatori con un messaggio che in qualche modo però ti deve vedere assolutamente terzo e non interessato rispetto a quello che sto per chiederti. Perché? Perché noi concludiamo quasi sempre le nostre interviste con dei consigli bibliografici. Ovviamente nel tuo caso, insomma, regola, diciamo così, di fair play vuole che non consigli libri di Passaggio al Bosco, ma è quello che abbiamo chiesto a tutti gli editori. Quindi cosa stai leggendo, cosa consiglieresti a tutti i nostri amici e camerati dell'ascolto? Allora, vi mostro i libri che in questo momento ho sulla scrivania e che sto leggendo, in alcuni casi rileggendo. Arrivando, diciamo, a quello che è uno dei temi del giorno, e che quantomeno delle prossime 48 ore sicuramente, sto approfondendo e riapprofondendo la nostra idea di Europa. E lo sto facendo con due titoli, uno molto attuale, seppur scritto qualche anno fa, che è La dittatura europea di Ida Magli, che in qualche modo ci porta a quello che è lo scenario odierno dell'Unione Europea. In questi giorni stiamo parlando del meccanismo di stabilità e quindi siamo tornati a parlare dell'Unione Europea anche in virtù della crisi del Covid-19, e poi ovviamente per parlare della nostra Europa e quindi contrapporre all'Unione Europea una visione più profonda di quella che è la nostra civiltà, consiglio questo libro recentemente tradotto e uscito
per l'arco e la corte, che è Storia e tradizione degli europei di Dominique Venner, nel quale vengono così ripercorse le tappe culturali, spirituali, dell'epica, della filosofia, della letteratura che hanno posto le basi di fondamento della nostra civiltà. In tal senso sto anche rileggendo e riapprofondendo un libro molto attuale, recente, pubblicato da Aga Edizioni, che è Il platonismo politico di Dugin, da contrapporre, diciamo, alla politica dello spettacolo e dell'avanspettacolo che oggi imperversa sui nostri schermi. Gli ultimi due libri che voglio però suggerire ai nostri ascoltatori sono due libri che in qualche modo ci aiutano ad affrontare spiritualmente questo momento. Il primo è edito da Mondadori, è un Oscar nella collana Spiritualità ed è Le piccole illuminazioni quotidiane di Claudio Lamparelli, che ci aiuta in qualche modo a trovare nelle piccole cose di tutti i giorni, anche nel momento della quarantena, stando chiusi in casa, quelle piccole illuminazioni, appunto quei piccoli stralci di spiritualità che ci aiutano in qualche modo a superare le difficoltà, i dubbi, le debolezze. E l'ultimo in ordine di presentazione, ma non di importanza, è questa bellissima pubblicazione del Cinabro che conoscerete bene, L'etica del guerriero di Mario Polia, che attraverso questo viaggio incredibile nei testi indiani ci riporta ad una visione eroica dell'uomo e del guerriero e in qualche modo ci ricorda chi dovremmo essere. E quindi con queste armi, con queste cinque armi in questo caso, sto nel mio piccolo combattendo la battaglia per il passaggio al bosco in questo momento di quarantena forzata. Assolutamente, ma sicuramente gli strumenti sono più che adeguati, quindi poi la responsabilità sarà la tua, sarà la nostra, di tutti ovviamente, di monetizzare al massimo questa condizione per trasformarla anche questa in un'occasione di militanza e di ascesi. Marco, io ti ringrazio, ringraziamo Passaggio al Bosco Edizioni e ti auguro una buona quarantena e in alto i cuori. In alto i cuori, grazie.